In The Cube è in fin dei conti un'installazione collettiva. Parte da un presupposto in cui il tema generale del festival, sconfinamenti, è stato dato come tema da interpretare liberamente in uno spazio cubico di 40 cm di lato, per cui chi avesse voluto interpretarlo poteva farlo e noi avremmo messo a disposizione questo tavolo dove esporre i lavori. Alla fine l'installazione direi che è riuscita, ci sono pervenuti più di 40 lavori da tutta Italia, per cui vuol dire che dietro questi lavori a volte c'erano dei gruppi, vuol dire decine di persone che si sono impegnate a interpretare questo tema. Molti si sono soffermati sul lavoro che aveva in sé delle larve, queste larve vive hanno sconfinato effettivamente, nel senso che girano sul tavolone e poi si trasformano in mosche. Un altro invece ha lavorato sul tema della trasformazione, quindi il cubo è arrivato pieno di ghiaccio e il ghiaccio mano a mano si è trasformato in qualcos'altro mostrando quello che c'era sotto il ghiaccio. E poi ce ne sono altri, un bellissimo lavoro con dei fili tesi, un altro con delle pietre. Direi che l'interpretazione da architetti, designer, artisti di tutta Italia è stata molto soddisfacente.